Ti sei mai trovato a combattere contro il tuo peccato o contro pensieri falsi che ti sono arrivati e nella battaglia ti sentivi di non farcela più? Ti è mai successo? Ti è mai successo che ti sei trovato così? Era una battaglia dura, ma magari all'inizio stava andando anche bene. Però poi andava avanti e avanti e ti sentivi di non farcela più. Magari sembrava non finire mai. Ti sei mai trovato così? O in una condizione simile? Certamente è successo a ciascuno di noi perché è una cosa normale nella vita cristiana. Forse ti trovi proprio adesso in queste condizioni. Non vorremmo mai avere questi momenti, ma sono momenti che arrivano. A volte ci troviamo nel buio e non vediamo via di uscita. Se ti trovi in questa situazione, che sia adesso o che sia più avanti, sappi che non sei da solo. Oggi vogliamo considerare un uomo nella parola di Dio, Davide, che si è trovato proprio in questa condizione. Era disperato perché si trovava in una prova pesantissima e lui non vedeva via di uscita. Gridava a Dio disperato, credeva di non farcela. Vogliamo considerare oggi il Salmo 13. È un salmo breve. Ma è un salmo in cui vediamo Davide in una condizione così terribile e come ne esce. E Davide è un grande esempio per noi in questo. Trovate allora con me il Salmo 13. Voglio leggere i primi due versetti. Allora tenete in mente qua, Davide si trova in profonda angoscia, è disperato. Lui non vedeva. Non aveva speranza. E cosa fa? Grida a Dio. Ma è un grido disperato a Dio. Allora, leggo i versetti 1 e 2, i primi due. Notate come sta Davide nel suo cuore. Fino a quando, o Eterno, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando farò deliberazioni nella mia anima e avrò afflizione nel mio cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il mio nemico sopra di me? Come stava Davide? Come si sentiva? Gridava a Dio, fino a quando? Era profondamente afflitto. Fino a quando andrà avanti così? Fino a quando durerà tutto questo? Fino a quando? Stava malissimo. Ai suoi occhi Dio lo aveva dimenticato. Davide credeva che Dio lo avesse dimenticato. Si sentiva dimenticato da Dio. C'è qualcosa di peggio che sentirti dimenticato da Dio? Davide guardava la sua vita, vedeva questa battaglia continua, non vedeva benedizioni da Dio, vedeva buio tutto intorno a sé, buio profondo e per questo era disperato. Allora, ti sei mai trovato così? Magari non lo davi a vedere agli altri intorno a te, ma dentro di te, nel tuo cuore, ti sei mai trovato così? Davide si trovava in una condizione bruttissima, ma perché si trovava così? Allora, non sto parlando delle sue circostanze di vita, sto parlando della sua condizione di cuore. Perché Davide stava così male? Perché è arrivato a questo punto?
questo salmo vediamo che anche Davide, come noi, aveva pensieri falsi e stava così male perché stava credendo i suoi pensieri falsi. E vogliamo vedere quali pensieri falsi stava credendo, perché questi pensieri sono gli stessi pensieri che anche noi crediamo a volte. Il primo dei pensieri che lui menziona qua e dice nel versetto 1: fino a quando, o Eterno, mi dimenticherai? Cosa stava credendo Davide? Davide stava credendo che Dio lo avesse dimenticato. Hai mai avuto quel pensiero? Dio mi ha dimenticato? Hai mai creduto di essere solo, per esempio, un'altra forma? Come stiamo quando crediamo questa menzogna? È una menzogna. Come stiamo quando la crediamo? È terribile. È un pensiero falso che quando lo crediamo ci abbatte tantissimo. Se tu vedi e capisci minimamente quanto hai bisogno di Dio e che solo Dio può soddisfare il tuo cuore e che Lui è il tuo tutto, se tu capisci minimamente questo, solo il pensiero che Dio si sia dimenticato di te, che non si ricordi più di te, è terribile. È terribile, insopportabile. Grazie a Dio, è un pensiero falso. Dio non si dimentica dei suoi figli, non lascia e non abbandona mai nessuno dei suoi figli. Sono questi pensieri falsi, ma comunque, quando li crediamo, ci abbattono terribilmente. E Davide credeva: Dio si è dimenticato di me, fino a quando mi dimenticherai? Si sentiva dimenticato. Ma fratelli, quello che Davide credeva o si sentiva non era la verità. Grazie a Dio non importa quello che ci sentiamo, importa invece quello che Dio dichiara, importa la verità, così come Dio ce la dichiara nella sua parola. E Dio dichiara che Lui non si dimentica mai dei suoi figli, non si dimentica mai di noi. Per esempio in Isaia 44, 21, Dio dichiara questo al suo popolo, a Israele, ma anche a noi che facciamo parte del suo popolo, e dice: ricordati di queste cose, o Giacobbe e Israele, perché tu sei mio servo, io ti ho formato. Tu sei il mio servo, o Israele, non sarai da me dimenticato. E un altro versetto famoso che conosciamo, Ebrei 13, 5, Dio dichiara: nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Grazie a Dio abbiamo questa promessa sicura, che Dio non si dimentica di noi, che Dio non ci lascia, che Dio non ci abbandona. Questa è la verità. Non importa come ti senti, non importa quello che credi tu, importa quello che Dio dichiara. E questo è quello che Dio dichiara. Davide grida a Dio: fino a quando mi dimenticherai? E poi grida a Dio dicendo: fino a quando nasconderai il tuo volto? Mi nasconderai il tuo volto. Un altro pensiero falso che Davide stava credendo era che Dio avesse nascosto il suo volto da lui. Allora, cosa vuol dire nascondere il volto? Rivolgere o nascondere, uno è contrario dell'altro, il volto in questo contesto significa che Dio si rivolge verso qualcuno per benedirlo, per versare le sue benedizioni. Allora, quando Davide parla di nascondere il volto, che Dio gli aveva nascosto il volto, vuol dire che Dio si era rivolto lontano da lui e non stava più riversando su di lui le sue benedizioni. Quindi quando dice: fino a quando mi nasconderai il tuo volto, sta dicendo: fino a quando non mi benedirai più, non mi stai più benedicendo, fino a quando?
Davide si sentiva così, che Dio non lo stava più benedicendo. Ma anche questo era un pensiero falso, ed è un pensiero molto comune, che anche noi crediamo. Fratelli, sorelle, quanto facilmente, quando abbiamo prove dure e pesanti, soprattutto che durano, quanto facilmente non vediamo più le benedizioni di Dio. Le benedizioni di Dio sono lì, ma in quei momenti siamo accecati e non le vediamo. Crediamo che Dio abbia nascosto il suo volto da noi, che Dio abbia smesso di benedirci, ma non è così. Il problema è che noi abbiamo un'idea di cosa sono le benedizioni di Dio. Abbiamo un'idea di cosa è che Dio dovrebbe darci, quali sono le benedizioni che dovrebbe darci. E visto che Dio non ci dà quelle benedizioni, crediamo che abbia smesso di benedirci. Ma molto spesso le prove stesse, le difficoltà stesse, che nella carne non vogliamo, quelle sono le benedizioni di Dio. Sono gli strumenti che Dio sta usando nella nostra vita per portare avanti la sua opera eterna in noi. Allora noi gridiamo a Dio: fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando non mi benedirai più? Ma Dio ci sta benedicendo, spesso attraverso la prova stessa. Davide qua stava guardando solo al momento, stava guardando al oggi, al suo oggi, alle sue prove, al buio in cui era. Non stava guardando in grande l'opera di Dio nella sua vita, quanto spesso noi facciamo la stessa cosa. Poi Davide chiede: fino a quando si innalzerà il mio nemico sopra di me? Davide aveva nemici che combattevano contro di lui, veri nemici, che si innalzavano su di lui, e innalzarsi sopra qualcuno significa avere vittoria su qualcuno. Davide si sentiva vinto dai suoi nemici. E noi? E tu? Anche noi abbiamo nemici. Il nostro primo nemico, il nemico più grande, è il nostro stesso peccato. Davide si sentiva sconfitto dai suoi nemici. Ti sei mai sentito tu sconfitto dal tuo peccato? Ti sei mai arreso nella battaglia perché sembrava inutile continuare a combattere? Davide si sentiva così, si sentiva che il suo nemico stava vincendo su di lui, si stava innalzando su di lui. Quindi a questo punto Davide sta malissimo, è disperato, grida a Dio: fino a quando? Fino a quando andrà avanti tutto questo? Non vedo via di uscita. Ma Davide stava malissimo perché stava credendo pensieri falsi. Stava credendo che Dio lo avesse dimenticato, che Dio avesse smesso di dargli le sue benedizioni. Finora Davide ha chiesto a Dio: fino a quando? Adesso, dal versetto 3, si rivolge a Dio per chiedere aiuto, in modo specifico. Notate cosa chiede a Dio, leggo dal versetto 3. Guarda attentamente e rispondimi, o Eterno, Dio mio, illumina i miei occhi, affinché non mi addormenti nel sonno della morte, perché il mio nemico non dica: l'ho vinto, e perché i miei nemici non si rallegrino quando vacillo. Adesso Davide grida a Dio, supplica a Dio, chiede a Dio aiuto. Sa che se Dio non interviene, lui morirà. Davide si sentiva sull'orlo di perdere la guerra contro i suoi nemici, e per questo lui supplica Dio per non essere completamente sopraffatto. Allora di nuovo pensiamo a noi: ti sei mai sentito così nella battaglia con il tuo peccato? Ti sei mai sentito sull'orlo di essere sopraffatto dal tuo peccato? Magari volevi combattere, ma ti sentivi sopraffatto, vinto, credevi di non farcela più.
In Ebrei 12 leggiamo della battaglia contro il peccato, nel versetto 4 ci parla della battaglia contro il peccato come una battaglia fino al sangue, una battaglia durissima, ve lo leggo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Non avete ancora resistito fino al sangue, implicando la battaglia contro il peccato. È una battaglia fino al sangue, una battaglia durissima. Allora, hai mai pensato, non ce la faccio? È più forte di me, non ci riesco. Ti sono mai passati questi pensieri per la mente? La battaglia contro il peccato, il nostro peccato, è durissima. È una guerra fino al sangue, è dolorosa, estremamente dolorosa. Davide stava male nella sua battaglia contro i suoi nemici e anche noi ci troviamo a stare male nella battaglia contro il nostro nemico. Ma allora perché stiamo male nella battaglia? Se Dio ci ha già dichiarato in anticipo che ci sarebbe stata questa battaglia e Dio ci ha anche dato le armi per combattere e ci ha dichiarato che Lui è con noi nella battaglia, allora perché stiamo male? Stiamo male quando non guardiamo a Dio. Stiamo male quando escludiamo Dio dai nostri pensieri. Stiamo male quando crediamo ai pensieri falsi che ci arrivano. Ecco quando stiamo male. A volte crediamo di essere soli nella battaglia, a volte crediamo che Dio ci abbia abbandonati, crediamo che il nemico sia troppo forte, a volte crediamo anche noi, proprio come Davide, i pensieri falsi che ci arrivano. E allora stiamo male, e allora siamo scoraggiati, e allora sembra tutto buio intorno a noi. Davide si trovava così, lui stava malissimo, era afflitto di cuore, era disperato. Gridava a Dio perché non ce la faceva più. Ma nei prossimi versetti vediamo che però non è rimasto lì. Adesso Davide alza gli occhi a Dio. E allora il suo stato d'animo, il suo cuore cambia drasticamente. E Davide è un esempio per noi in questo. Leggo dal versetto 5. Ma io confido nella tua benignità e il mio cuore esulterà nella tua liberazione. Io canterò all'Eterno perché Egli mi ha trattato con grande magnanimità. Davide prima era tutto abbattuto, era disperato, gridava a Dio fino a quando? Adesso alza gli occhi a Dio. Nonostante che si sentiva abbandonato da Dio, non si basava sui suoi sentimenti. E forse questo è il punto centrale di questo salmo, il punto più importante. Nonostante che a Davide sembrava che Dio lo avesse abbandonato, non agiva in base a quello che gli sembrava. Nonostante che a lui sembrava che Dio si fosse dimenticato di lui e che non lo stesse più benedicendo, Davide non si basava su quello che si sentiva, piuttosto si rivolge a Dio per fede. Allora cosa dichiara? Dichiara, ma io confido nella tua benignità. Sta dicendo, io confido in te. So che sei benigno, so che tutto quello che fai lo fai per il mio bene e che lo fai con un cuore di amore. E per questo mi aggrappo a queste verità e so che tu mi libererai al tempo giusto. Davide si aggrappa alla verità per fede e poi dichiara, e il mio cuore esulterà nella tua liberazione.
Davide guarda a Dio per essere liberato perché non poteva liberare se stesso. Ma allo stesso tempo, qui dichiara, esulterò nella tua liberazione. Aveva fede che Dio lo avrebbe liberato. Stava dichiarando effettivamente, io so che tu mi libererai. E il mio cuore esulterà di gioia quando mi libererai, perché so che tu lo farai. Aveva fede in Dio, vera fede in Dio, non un sentimento, ma vera fede in chi è Dio e in quello che Dio dichiara. Davide si stava aggrappando alle verità in quanto tali e non perché se lo sentiva. Poi nel versetto 6 dichiara anche, canterò all'Eterno, perché Egli mi ha trattato con grande magnanimità. Magnanimità è un termine che non usiamo, ma che vuol dire avere un cuore grande, un cuore generoso, un cuore che vuole donare. E quindi Davide qui sta dicendo, Dio, tu mi hai già trattato con un cuore grande, con un cuore di amore, con un cuore generoso, pieno di bontà e di grazia. Mi hai già trattato con questo cuore. E per questo canta a Dio. E canta a Dio, dichiarando anche io canterò all'Eterno, perché Egli mi ha trattato con grande magnanimità. Nel passato, implicato, mi tratterà con grande magnanimità anche adesso. E canterò all'Eterno anche per questo. Quindi, cosa sta facendo Davide qua? Sta guardando a Dio, ha alzato gli occhi a Dio, sceglie, attenzione, sceglie di ricordare chi è Dio. Sceglie di ricordare il cuore di Dio verso di lui nel passato, quel cuore che già aveva visto tante altre volte. E Davide ha fede in Dio, che anche in questa prova lo tratterà con lo stesso cuore che ha avuto nel passato. Perché il cuore di Dio verso i suoi figli non cambia. Quindi, cosa vediamo in questo salmo? Davide era disperato nella sua condizione, era abbattuto, vedeva la gravità della sua condizione e gridava disperato a Dio. Pensava che Dio si fosse dimenticato di lui. Pensava che avesse smesso di benedirlo. Si sentiva vinto dai suoi nemici. Ma poi si ferma. Poi alza gli occhi a Dio. E sceglie di non fidarsi dei suoi sentimenti e dei suoi pensieri. Ma con fede guarda a Dio, aggrappandosi alle verità, a quello che Dio dichiara. Sceglie di ricordare il cuore che Dio aveva avuto verso di lui nel passato e ha fede che quello stesso cuore lo avrebbe avuto anche nel presente, anche in questa prova. Finché Davide guardava alla sua prova, alle circostanze che lo circondavano, finché guardava alle difficoltà, finché ascoltava i suoi falsi pensieri, stava malissimo. Ma quando ha scelto di alzare gli occhi a Dio e di aggrapparsi alle verità invece che ai suoi sentimenti, è tornato ad avere gioia, è tornato ad avere speranza. Le circostanze a livello pratico erano ancora le stesse. Ancora non era cambiato nulla. Ma quello che era cambiato era come stava il suo cuore. Adesso c'era Dio nei suoi pensieri. Ma non un Dio lontano, un Dio a cui gridare disperato sperando di avere aiuto. C'era Dio nei suoi pensieri. Quel Dio che lo aveva curato già nel passato tante altre volte, quel Dio che già lo aveva sostenuto, quel Dio che lo aveva già fatto uscire da altre situazioni così.
Allora, fratelli, sorelle, questa è la chiave per gioire, per avere profonda pace anche in quelle prove che vanno avanti e sembrano non finire mai. Questa è la chiave per gioire nella battaglia fino al sangue contro il nostro peccato. È la chiave per gioire quando abbiamo pensieri falsi che ci assillano. Se guardiamo a noi stessi, se guardiamo alla battaglia, quanto è dura, quanto va avanti, sembra non finire mai, saremo scoraggiatissimi, saremo male, disperati, come era disperato Davide. Piuttosto, se invece di guardare alle circostanze, alle prove, noi se invece guardiamo a Dio, se ci aggrappiamo alle sue verità con fede, se non ci fidiamo dei nostri sentimenti, ma ci fidiamo di quello che Dio dichiara, allora avremo profonda gioia, profonda pace. Le circostanze possono rimanere le stesse, le prove possono continuare ad essere pesanti o a diventare peggio, ma avremo una pace e una gioia nel cuore che niente e nessuno può toglierci. Dove guardi tu? Dove scegli di guardare quando ti senti afflitto, abbattuto, quando le prove sono pesanti e ti schiacciano? Dove scegli di guardare? È una scelta. C'è speranza, c'è abbondanza di gioia e di pace se scegli di guardare a Dio. Se guardi a Dio, se prendi da Lui la forza per combattere, se ti aggrappi con fede alle sue verità e alle sue promesse, allora starai veramente bene. Ed è alla portata di tutti. È una scelta. Seguiamo l'esempio di Davide e scegliamo di guardare a Dio con fede per gioire, per avere pace nel cuore. Preghiamo. Padre, voglio lodarti e voglio ringraziarti, Padre, perché tu ci dai anche questi esempi nella tua parola. Padre, nella tua parola non va sempre tutto bene. Vediamo esempi chiari di uomini come noi, che come Davide, Padre, anche lui aveva pensieri falsi che arrivavano e anche lui cadeva nel credere ai suoi pensieri falsi. Padre, però che esempio per noi. Prima era disperato, prima gridava a te con un cuore afflitto, ma poi alza gli occhi a te, guarda a te, si aggrappa a te e alle tue verità con fede. Padre, vogliamo seguire l'esempio di Davide. Oh, quanto soffriamo inutilmente, Padre, perché ci fissiamo sulle prove, sulle difficoltà, sul buio che ci circonda e non ci fissiamo su di te. Aiutaci, Padre, a fissarci su di te, a non ascoltare i nostri sentimenti o i pensieri falsi, ma aggrapparci solo a te, alle tue promesse, Padre, alla tua verità. Questo ti chiedo. Grazie per questo esempio, per questo brano potente, Padre, o che parla ai nostri cuori. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.